Ciao a tutti, io sono Velia, io Federica e insieme siamo Reggae for You. Oggi torniamo con un video sulle serie TV e questa volta dico di sì alla sigla. Pure se è sempre un po' imbarazzante, però la fai solo tu? No, no, insieme. Le Reggae for You e le serie TV. Tutum. Bellissima. Adesso che la sigla è passata possiamo veramente iniziare a parlare di serie TV. Posso fare un piccolo appunto? Se vedete durante il video che mi gocciola qua il gloss oppure che si fanno delle righe incredibili sugli occhi è perché non mi sono fermata. Ecco, questo è uno dei grandissimi nostri problemi, ovvero non riusciamo mai a fermarci una volta arrivato al punto del make up che ci piace. No, e quindi ho messo il gloss sulle palpebre, che adesso secondo me è anche una figata, tra un po' sarà un casino. E oggi vogliamo parlarvi di serie TV da divano, come le chiamiamo noi. Se ci seguite da un po' di tempo sapete qual è la distinzione tra delle nostre serie. Ci sono le serie da divano e poi le serie da guardare tipo apposta sul computer, che poi non è solo sul computer, anche in televisione. Però insomma, la serie da divano è tutta un'altra cosa. È quella serie che guardi mentre stai anche un po' al telefono, sì, che è un po', che è un po' scialla, distrarre. Ti puoi un po' distrarre, non devi proprio seguire. Non impegnative. Non impegnative. Anche perché secondo me in questo periodo abbiamo tutti bisogno soprattutto di staccare il cervello e non pensare ad altro. Quindi abbiamo scelto delle serie da divano che ci fanno un attimo staccare il cervello, però nel frattempo intrattengono un sacco. Sì. E sono carine da guardare. Non abbiamo scelto solo serie comedy, ma abbiamo scelto anche serie un po' diverse tra di loro. Prima di iniziare però mettete pausa, andate qui sotto a scriverci nei commenti quali sono le vostre serie da divano e poi mettete play e vediamo se effettivamente abbiamo qualcosa in comune. La prima che dobbiamo consigliare, cioè dobbiamo consigliare di nuovo, in realtà dobbiamo consigliare però, di nuovo. Però se ve la siete persa, non si sa mai, dobbiamo ridirla per forza perché è una serie che dovete guardare. Cioè io la direi in tutti i video. Sì. Cioè in qualsiasi video, anche se non c'è niente con la serie TV, comunque alla fine comunque guardare The Office. Esatto, e sto parlando di The Office, me l'ha spoilerata. The Office, anche dal nome penso si intenda, parla di queste persone che sono nell'ufficio e che sono riprese da un bei cameraman per fare un documentario. Fa morire dalle risate, fa piangere, fa urlare, diventa veramente iconico, è una roba incredibile e imperdibile. Alla base di questa serie poi si possono creare delle amicizie, cioè tipo, certo, noi abbiamo delle magliette di The Office, io vorrei tutto il merch, ok? Cioè è una cosa proprio, forse è la mia serie TV preferita in assoluto e l'ho appena detto, ma quando ci mettiamo queste magliette proprio prima di uscire diciamo chissà oggi se qualcuno mi dirà che bella è la mia maglietta così possiamo fare amicizia, perché quando vedi quella maglietta, esatto, devi per forza dire qualcosa. Cioè se tu hai visto The Office sicuramente devi dire qualcosa quando vedi qualcuno con la maglietta di Michael. E lo pensi? Perché se tu vedessi qualcuno con la maglietta di Michael tu gli diresti qualcosa, perché troppo, sai che ha visto The Office ed è una cosa che veramente porta insieme le persone, non so come dire, veramente, sì, cioè molto più di Friends, perché comunque Friends, per dire, è veramente vista da chiunque. Esatto. Cioè tutti hanno visto Friends, anche se tipo non hai mai visto Friends sai che cos'è. Ok? Invece The Office, anche se non l'hai mai visto, non vuol dire che capisci perfettamente l'umorismo che c'è alla base di The Office, perché è molto più particolare di Friends. Esatto, infatti secondo me la cosa figa, che è perché diciamo, Dio, chissà se qualcuno mi dice qualcosa sulla maglietta di The Office, è che se qualcuno l'ha vista e l'ha amata, vuol dire al 90% che avete lo stesso tipo di ironia, che vi fanno ridere le stesse cose, perché The Office ha un umorismo particolare, abbastanza particolare. Quindi se quella roba ti fa ridere, andate d'accordo. E vi dico, non vi fermate alle prime puntate o comunque alla prima stagione. Io sono una di quelle che dice sempre la serie mi devi prendere dall'inizio perché altrimenti non va bene, non la voglio guardare. Io no. Quella non è che non ti prende, però all'inizio la trovi un po' cringe. Fai, ok, mi sento un po' di troppo. No, sì. Non voglio guardare queste scene, è un po' troppo, è un po' strano. L'umorismo sembra un sacco esagerato, ma una volta che vai avanti è iconica. Non ve ne pentirete. È iconica. C'è veramente una serie iconica. Iniziamo da The Office US per tornare a The Office UK. Dico tornare perché The Office UK è l'originale, quindi quella britannica è l'originale, poi hanno fatto la versione americana che però è andata avanti per molte più stagioni. La UK ha solamente due stagioni e troviamo Ricky Gervais, che poi è colui che l'ha scritta e ha scritto anche la versione americana e fa diciamo il Michael Scott della versione UK, che in US è Steve Carell. Sì, praticamente loro stanno in un ufficio e il vero protagonista di questa serie è il capo dell'ufficio, e nella versione UK lo fa Ricky Gervais, nell'altra lo fa Steve Carell. Ma io ho cercato di guardare The Office UK per non so quanto tempo, raga, non troppo. L'avevo trovata da nessuna parte, proprio ci ho messo giornate a cercarla su internet, volevo assolutamente vederla perché
con tutto l'amore che ho per The Office US, dovevo guardare The Office UK. E poi più che altro volevamo trovarla in lingua originale. È una serie che bisogna guardare in lingua originale, sia troppo. US che UK. E finalmente l'abbiamo trovata. Adesso vi spieghiamo tutto. Fa un po' meno ridere. Non lo so, è un po' più cringe, è fatta ancora peggio tra virgolette di The Office US, nel senso che è tutto molto amatoriale, cioè si vede che hanno poco budget, però fa comunque ridere perché le cose, le battute sono più o meno le stesse e la comicità è quella lì. Quindi secondo me se avete visto The Office US o comunque se siete curiosi di vedere quello britannico, ci sta. Come abbiamo fatto a guardare The Office UK? Abbiamo utilizzato questo servizio che si chiama NordVPN, che è lo sponsor di questo video, che appunto è un servizio che vi permette di crittografare il vostro traffico internet e quindi proteggere la vostra privacy, i vostri dati. E voi direte, che state dicendo? Non ho capito niente. Ve lo spiego in modo un po' più semplice. Praticamente è super utile perché protegge proprio la vostra privacy. Per esempio, quando andate all'estero o anche in Italia in realtà e vi attaccate con il wifi ai wifi pubblici, quelli che sono in piazza, quelli aperti a tutti, lì c'è molta possibilità che qualcuno in qualche modo riesca a prendere dei vostri dati personali. Utilizzando un VPN invece siete tranquillissimi e siete al sicuro, nessuno può rubarvi niente di personale. Ma è anche super figo, ed è la ragione per cui ci interessa tanto oggi, perché il VPN reindirizza la tua connessione internet a un server remoto, che vuol dire che riuscirete a vedere utilizzando il VPN, NordVPN, dei cataloghi che in Italia non ci sono su certe piattaforme. Per esempio su Netflix, se voi utilizzate il VPN e lo attaccate agli Stati Uniti o all'Inghilterra o al Cile, eccetera eccetera, riuscirete a vedere le cose che guardano in America su Netflix. Ci sono cose che magari qui non ci sono, ma in America sì, e puoi guardarle utilizzando NordVPN. Quindi noi con il VPN siamo volate in Inghilterra e abbiamo visto il catalogo di Netflix UK e lì abbiamo trovato sia The Office UK sia The Office US. Infatti se magari non avete Prime, noi abbiamo visto The Office US l'anno scorso su Prime, ma è utile perché se non avete Prime e avete soltanto Netflix, potete vedere anche The Office US completo su Netflix utilizzando il VPN. Poi con il VPN magari vi interessa, ve lo dico lo stesso, anche se noi non l'abbiamo vista perché non è il nostro genere, potete trovare anche The Vampire Diaries su Netflix. Se volete provarlo, noi vi lasciamo il nostro codice sconto che è K4U e sotto nell'info box vi lasciamo sia il coupon che il link che vi dà un mese extra su un piano biennale e 30 giorni insoddisfatti o rimborsati di prova. Quindi mi collego subito con la seconda serie che vi consigliamo, che in realtà è un po' la terza perché abbiamo consigliato The Office US UK, vabbè. Però vabbè, perché anche questa abbiamo visto che c'è su Netflix grazie al VPN e sto parlando di Misfits. Noi l'abbiamo vista un po' di tempo fa e con un po' di tempo fa Federica intende tipo liceo, io boh tipo 5-6 anni fa, però ragazzi è sempre consigliabile. Bellissima. È una serie vecchissima ed era tipo una delle più famose quando c'era anche Skins. Non l'hanno vista tutti ed è una serie che fa troppo ridere, cioè secondo me è una serie iconica. Però è pure avvincente. È avvincente, sì. Allora, spieghiamo un attimo in breve di che parla. Intanto c'è Robert Sheehan, che comunque è sempre giusto ricordare. Parla praticamente di questi ragazzi che sono costretti a fare dei servizi sociali perché hanno fatto dei piccoli crimini, quindi loro sono lì tutti insieme a fare i servizi sociali. Le tute arancioni. Ma, esatto, con le tute arancioni iconiche. Che a un certo punto però ottengono dei poteri. Grazie tipo a un incidente con un fulmine, cade un fulmine, un casino, loro acquistano dei poteri. Vi dico una cosa, a Federica non piacciono per niente le robe sci-fi con queste cose dei poteri e cose varie. Eppure questa le piace molto. Sì. Vi dobbiamo anche dire una cosa, noi non siamo andate oltre alla quarta stagione, credo. Perché sì, a un certo punto c'è una cosa e quindi non ci andava più a guardarlo. Esatto. Però ve la consiglio tantissimo perché è veramente epica. Anche questa da guardare in lingua originale. Esatto. Perché ragazzi hanno un inglese che fa troppo spaccare. Allora, secondo me se non sapete bene l'inglese è un po' difficile, ma io comunque vi dico di guardarla in inglese con i sottotitoli perché hanno degli accenti iconico. Assurdi, cioè fa troppo ridere anche soltanto l'accento. Ed è, anche lì c'è una comicità un botto particolare, ma vi giuro che fa troppo ridere. Troppo. Ed è anche super avvincente veramente perché vuoi scoprire che è successo, loro che si combattono. Non dico niente. Vabbè, non dico niente, però è fighissima. Tra l'altro c'è pure lui di Game of Thrones. Sì, com'è che si chiama lui in Game of Thrones? È quello cattivo. Com'è che si chiama? Il re, quello che dei cani. Quello dei cani. Ramsay Bolton. Vedi che era quella R, me lo ricordavo, Ramsay. Molto avvincente. Sì, io la consiglio a chi vuole un po' di avventura. No, azione. Azione, avventura. Non c'è niente. Un po' di movimento in una serie TV con dei poteri che però non sono
non è che ti distraggono, non è che parla dei supereroi, è tipo un po' di Umbrella Academy. Ragazzi, questa serie ve la consiglio io, e ve la consiglio io perché l'ho iniziata a vedere una delle serie in cui Federica stava facendo il book club, quindi io di qua tutta sconsolata mi sono messa le cuffie e ho aperto Netflix, ho detto vabbè, ok, guardiamoci qualcosa di avvincente che ci faccia passare la serata. Io vi dico la scena, io ho fatto la pausa BB per il book club, sono passata e mi fa Federica, ma sei bellissima. Sei bellissima. Adesso metto pausa e ti aspetto. Ho aspettato che finissi il book club e quindi sono tornata di qua. Mi ha spiegato un po' cosa succedeva. E ci sono messa a guardare questa serie, raga, finita e tipo la sera dopo finita. Perché sono quelle serie, e sto parlando di Safe, sono quelle serie che in realtà, cioè, sai già un po', cioè, sono fatte un po' così. Cioè, nel senso, non è una serie. Oggi tu comunichi a gesti. Io comunico a gesti. Non è una serie, capito, bellissima, incredibile, wow, capolavoro. Ok. Allora, secondo me il fatto è uno. È che è veloce. Quando la inizi, sai già che è una cacata. Certo. Però è una di quelle cose che sono belle perché sono brutte. Brava. E io, cioè, ero in quel mood, in quel periodo. Quando la guardi non è che dici che è brutta. Dici wow, che brutta, mi piace troppo. Troppo. Non so come spiegarvi, per forza sapete di cosa parlo. Cioè, non è una serie che è girata da Dio, o la sceneggiatura ha senso, o cose del genere. I personaggi sono pure tipo degli attori che sono irriconoscibili tra di loro. Cioè, quella roba lì, capite? Queste serie hanno questo potere perché non hanno niente di superfluo. Succede tutto dietro l'altro. Cioè, una cosa dietro l'altra. E quindi ti fa rimanere incollato, perché non c'è un attimo per distrarti o per fare altre cose, perché sennò, capito, ti perdi la serie. Ma pure se ti perdi alcune delle cose che succedono, comunque riesci a guardarla. Sì. Quindi per questo l'ho messa nelle serie da divano, perché secondo me è una di quelle serie che, se magari non vi va di vedere una cosa comedy, però non vi va di vedere una cosa impegnata, però vi va di vedere qualcosa che sia interessante, così per passare un weekend, secondo me Safe è perfetta. Perfetta. Una bella cagata. È una bella cagata, cioè proprio. Sono quelle serie che secondo me sono necessarie, perché non sono né troppo brutte, perché ci sono delle serie che sono veramente brutte, e questa comunque non è che ne fa troppo parte, cioè alla fine perché è girata abbastanza di essere una serie incredibile. Una serie incredibile. Assolutamente no. È umile. Si chiama Safe perché parla di questo quartiere, un mezzo paesino, che è tipo, non so se siete di Roma, è tipo Lolgiata, no? Che c'ha i cancelli e tu devi entrare, devi dire: oh, sto andata da Tizio e Caio che abitano alla via A numero 14, e loro ti fanno entrare. Perché, cioè, è un posto tipo super protetto. Sì, è super protetto, e all'interno di questa cosa di protezione c'è una scuola e tutte le case, la gente che va a scuola sono praticamente tutti quelli che vivono là. Succede il patatrack perché a un certo punto, no spoiler perché succede proprio nei primi 5 minuti, sparisce la figlia del protagonista. Rega il patatrack perché dice: come, siamo dentro al Safe? E ovviamente lui si mette a cercarla. È ovvio. In queste serie tutti i protagonisti, anche se non sono poliziotti, fanno più della polizia. E poi sono proprio quelle serie in cui tutti i personaggi c'entrano qualcosa. Nella sua umiltà, comunque un 7,5 gliela do. Allora, adesso, per diversificare un po', perché abbiamo consigliato la serie in eccellenza che fa più ridere di tutte, secondo me, The Office. Abbiamo consigliato la serie un po' avvincente, con un po' anche dei superpoteri, Misfits. Abbiamo consigliato la serie brutta ma umile. Brutta ma bella. La bella cagata. Adesso consigliamo una serie tranquilla ma con dei messaggi. E quindi vi consigliamo The Bold Type. Bella. È una serie che ha anche diverse stagioni, 4 forse. 4 o 5. E parla di queste tre ragazze che sono migliori amiche, che lavorano in una rivista che è ispirata a Cosmopolitan. Quindi c'è la scrittrice che deve scrivere appunto gli articoli, i pezzi per questa rivista. La social media manager. La social media manager. E l'aspirante stilista, sì, praticamente. Raccontano le loro avventure nell'ufficio, ma anche ovviamente tutte le cose collegate, personali, tipo il ragazzo di quella, la ragazza di quell'altra, eccetera eccetera. E tratta in un bel modo tanti argomenti, tantissimi argomenti importanti, aborto, anche temi abbastanza forti. Vabbè, l'unica cosa, tipo LGBT, tutte certo, queste cose qua, femminismo, eccetera eccetera, sì, cioè, sì, tratta sì, tutti praticamente, tantissimo. E l'unica cosa che non mi piace troppo è che secondo me avevano un potenziale enorme per far riflettere veramente tanto su quegli argomenti, ma credo che si fermi un bel po' in superficie, esatto, nel senso si accenna a questi argomenti ma poi non si va veramente mai in fondo in forno, in fondo in forno. Comunque però c'è, mi piace, c'è un dialogo e comunque ti ci fa pensare, comunque l'argomento si affronta senza risultare pesante, che forse è un po' la forza di questa serie, perché anche parlando di cose così importanti e attuali non risulta pesante, mentre invece se avessero fatto come dico io probabilmente sarebbe stato un po' più pesante. L'ultima
L'ultima serie. Ci siamo lasciate la prima e l'ultima. Come? Le nostre preferite. Esatto. È Fleabag. Fleabag, la trovate su Amazon Prime. Bellissima, ragazzi, veramente una roba stratosferica. Mi viene troppo voglia di rivederla ogni tanto. Anche questa ha un umorismo super particolare. E avviso, se avete meno di 16-17 anni non ve la consiglio, perché è un po' forte. Molto, cioè, spinta. Parla tanto di sesso e di cose un po' controverse anche. Cioè non è proprio una serie pulita. No, ecco. Magari non è proprio quella serie che potreste guardare con i vostri genitori. Non no, so come per dire. Niente. Però è irriverente. Irriverente? È irriverente. È proprio sopra le righe. Parla di questa tipa che si chiama Fleabag, è proprio il nome della protagonista, che appunto vive la sua vita, ma lei è una che proprio fa vedere con super tranquillità che si guarda i porno, che va con un botto di gente diversa per divertimento. È super libera da questo punto di vista ed è anche una cosa che mi piace un sacco della serie. È anche un po' una stronzetta. Non è proprio la protagonista solita che insomma alla fine si fa sempre amare. Diciamo che è molto particolare. A me piace molto lei, cioè Phoebe Waller-Bridge, che poi in realtà è quella che l'ha scritta ed è la protagonista anche. Lei è proprio fighissima, cioè lei è troppo figa. C'è stata una puntata in particolare che me la ricordo troppo bene. Io e Federica abbiamo riso fino alle lacrime. No, troppo, cioè fa ridere ad alta voce. Fa ridere ad alta voce. È una cosa che non trovi sempre nelle serie TV, perché di solito un po' sogghigni, fai ridi un po' così. Invece questa fa proprio ridere ad alta voce. A me The Office e Fleabag hanno fatto proprio ridere ad alta voce. Per me è più facile, cioè tipo io rido ad alta voce anche con Brooklyn Nine-Nine, per dirvi. Federica un po' meno, quindi se Federica vi dice che fa ridere, raga, fa ridere. Fa ridere. Si capisce che può non far ridere tutti. Sì. Anzi, non può far ridere tutti. No. Sicuramente. Però raga, guardatevelo perché è bellissima. E vi dirò che la stagione 2 forse è meglio della prima. È meglio della prima. La prima bellissima, fa super ridere, ma la seconda forse fa un po' meno ridere, leggermente, ma secondo me è più bella. Fateci sapere anche se avete visto queste serie, cosa ne pensate e se avete intenzione di guardarle. Volevamo ringraziare lo sponsor del video di oggi, che è NordVPN, e vi ricordiamo il codice sconto che è K4U e i link sotto nell'info box se volete provarlo. Vi ricordiamo anche di seguirci sui nostri social... Dillo tutti i social. Basta. Se non ci seguite sui nostri social, vi lasciamo qui tutto in sovraimpressione e anche il canale Twitch sotto nell'info box. Vi aspettiamo. Lasciate un pollice in su questo video se vi è piaciuto, così ci fate capire che volete altri consigli sulle serie TV. Raga, voi alla fine finite sempre per ringraziarci per i consigli sulle serie TV. Quindi dovete guardare quelle che vi abbiamo detto oggi. Vi prego, cioè non ve ne pentirete per niente. No. Perché poi io voglio parlare di queste cose, voglio fare riferimenti nelle storie, voglio mettere delle cose che si riferiscono a queste serie TV. Ma se non so che le avete guardate, poi mi sento stupida, mi sento che nessuno le capisce. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.